compagno di grotta di oggi. Porco di, perché te la perdi? Io perché mascotte. Po- c'ho questa, ma questa Elio. È un cazzo proprio. Io non me ne so co- ciao! Oh. Oddio che sete che c'è. A parte che sarà. Finalmente stasera riusciremo a dormire per la prima volta in questa tenda della MSR che abbiamo comprato, che in realtà non è una tenda ma è un tarps. È molto molto figo perché è un, tipo una tenda degli indiani, un tepe. E ora, ok, questa è anche l'upgrade della nostra cucina, quindi lì dentro ci sono posate, piatti, padelle, fornellini, sale, olio, cioè tutto, e almeno uno arriva, scende questa e cucina dove deve cucinare senza fare viaggi, viaggetti. Poi lì è la zona dove dormiremo stanotte, in teoria dovrebbero esserci un tetto un po' più grosso sotto, ma poco male. E in teoria qui andrebbe tenuta con i bastoncini da trekking, ma ce li siamo scordati perché andiamo in grotta, non andiamo a fare il trekking, e quindi ci siamo arrangiati così, ma va più che bene. E quindi dopo il flop dell'anno scorso vedremo se finalmente sarà un rifugio accogliente per noi. Oggi abbiamo provato ad andare alla grotta delle Tassare sul Nerone, però abbiamo fatto il sentiero dal basso e ci siamo persi, non siamo riusciti a trovarla e quindi ci ritenteremo nei prossimi giorni. E stasera invece siamo sul Cucco da Tobia, e appunto quello è l'accampamento in cui dormiremo. Intanto qui si prepara i materiali per il giorno dopo. Preparando la cena con i nuovi barattolini, sale fino, sale grosso e olio per ora. E questi qui ovviamente sono da macchina, cioè se siamo vicini alla macchina, se si va in tenda questo uno al massimo lo può portare, però in teoria ce l'abbiamo anche più piccoli per fare dosi più piccole, tanto se mangiamo fuori una sera ce ne basta molto meno. E finalmente possiamo provare anche i nuovi saccapelli, che in realtà anche questi hanno un anno, non riesco a farlo vedere. Vabbè. Avevo appena attaccato il...